E ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è Vigozzo e benvenuti, ben ritrovati tutti quanti in questo nuovo video con Ronaldo Junior nella vita reale da bambino. Allora ragazzi, le cose stanno forse per risolversi, anzi, da quello che avete letto forse c'è addirittura una buona notizia che forse stravolgerà le vite di Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo, ragazzi, già. Lo penso anch'io. Quindi, siccome non sappiamo bene cosa sia successo, perché ora Ronaldo Junior avrà una chiamata, quindi ora inizieremo un po' a scoprire i fatti e tutto il resto, ora vediamo un po' come che si evolverà la situazione. Intanto, se volete veramente sapere se ci sarà o no questo bambino, vi invito a guardare il video fino alla fine per scoprirlo, anche perché vi ricordo che a fine video saluto 5 di voi su Instagram, che potete trovare qui e in descrizione. Quindi basta che cercate Real Anthony, vi venite a seguire, ragazzi, venite a seguire e non spaccate il tasto segui. Faccio venire Ronaldo Junior e vi fa incendiare casa. Bello, ci sta. Quindi mi raccomando, passateci. Vi spiego un po' quello che sta succedendo, perché forse loro non lo sapevano. Siamo usciti dall'ospedale, non ci hanno fatto niente, perché comunque dopo che abbiamo ucciso Travis, perché siamo seriamente impazziti, papà ha deciso di pagare in ogni caso una cauzione per me e ce la siamo cavata a buon mercato. Ecco, insomma, per farvi capire, siamo qui con i nostri amici su Del Perro, vicino alla spiaggia di Vespucci Beach, perché sto spiegando un po' ai miei amici cosa è successo, come la mia esperienza con un pazzo psicopatico. Quindi sto tentando di far capire loro come mi ci sono trovato e mi stanno facendo domande tipo: ma che è successo? Ti hanno rapito? Ti hanno drogato? Voi siete dei quattro cretini, perché su quattro cristiani, ragazzi, nessuno si è accorto che mi hanno rapito. Siete degli amici di merda, tutti. E tu smetti di fumare, Albert. Ragazzi, ditegli di smettere di fumare, se no gli piazziamo proprio un pugno, glielo piazziamo in faccia, dritto, veramente. Cioè, qualcosa che proprio tu dici: ok, è così, non ci possiamo fare niente, glielo tiriamo. Penso proprio, ragazzi, che dovremmo incontrare lo Dark Polo Gang. Ronaldo Junior vuole entrare nella loro gang. Ragazzi, a proposito, ve lo volevo chiedere, mi sono ricordato. Nei commenti ditemi se volete che mettiamo la Dark Polo Gang su GTA 5, così possono fare bordello delirio con Ronaldo Junior, che già è in fermento. Attenzione, come ha sentito Dark Polo Gang, i pischelletti Dark, ragazzi, sta incazzando. Quindi ditemelo, mi raccomando, perché lo posso fare, lo possiamo fare, quindi ditemelo, che ci tengo, sì. Datemi anche nuove idee, così mettiamo chi volete su GTA. Dopo questa sfuriata da parte di Ronaldo Junior, ragazzi, per essersi incazzato, c'è tipo Alex che dice che non devo fare così, che loro non sapevano, cioè loro non potevano immaginare che qualcuno ci potesse rapire. E vabbè, raga, sti cazzi, vabbè, ormai ciò che è andato è andato. Piuttosto, ragazzi, c'è Jasmine e la mia mamma Samantha, la mia bella ragazza con bella tettona, che sono ancora in ospedale e che quindi io non so veramente se i poverini usciranno, cosa sta succedendo, no? E poi c'è Francesca, che poverina è stata lasciata perché mi sono messo con Jasmine. Però vabbè, raga, dettagli, dai, lasciamo stare. Ok, ragazzi, sembra che Ronaldo Junior abbia ricevuto un messaggio da Cristiano Ronaldo che gli sta appunto dicendo di venire urgentemente in ospedale. Ecco, chissà che sta succedendo. Ragazzi, Albert, Francis, cazzi, mazzi, tutti quanti, raga, vi devo salutare. Papà ha detto che devo correre immediatamente in ospedale, ci sarà qualcosa di bello. Ciao teso, ciao Francesca. Vabbè, ragazzi, non ho tempo. Papà ha detto di correre in ospedale. Forse la mamma o Samantha o Jasmine, non lo so, forse si sono riprese, non lo so, ragazzi. Però se Ronaldo mi ha detto: Ronaldo Junior, corri in ospedale, cioè papà solitamente non è mai freddo, capito? Però porca miseria, in quel messaggio che mi ha scritto era strafreddo. Chissà che è successo. Mamma mia, capriola, Ronaldo Junior, attenzione. Dove ho lasciato la macchina? Sesto elemento! Dove ho messo sesto elemento? Dov'è? Ah, eccola, sesto elemento. È inconfondibile, ragazzi. Ragazzi, stiamo andando all'ospedale. Tra l'altro, mettiamo subito il segnalino, perché in mezzo a tutte queste strade mi ci confondo. Perché papà mi ha scritto, come vi ho detto, un messaggio piuttosto freddo. Non vorrei che tipo la mamma, Samantha, si siano presi a botte, perché non lo so. Però
quando papà mi scrive questi messaggi, ragazzi, io sinceramente mi prende la paura. Più che mi prende la paura, mi prende tipo la pirateria sulla strada e inizio a fare il pirata della strada level 10.000. Infatti, guardate come sta guidando Ronaldo Junior. Pessimo! Senza rispettare un fottuto segnale stradale, una fottuta regola stradale. Prima di andare nel panico, aspettiamo di vedere che cosa succederà. Andiamo in ospedale, veloce. Sì, ma io non posso aspettare. Se papà mi ha detto corri, io non posso aspettare. Vorrei tanto fermarmi al Burger King a mangiare qualcosa e vorrei tanto avere la sirena come quella della polizia per andare veloce quando ci sono appunto questi inconvenienti. Però mi basta andare piano e non spaccare niente, in poche parole. Allora, siamo arrivati in ospedale. Parcheggiamo la macchina da veri maleducati. Chiudiamo il finestrino, la porta e tutto il resto. Andiamo a vedere che cosa è successo, cosa ci sta aspettando. Perché papà mi ha scritto sto messaggio minaccioso. Mi ha scritto sto messaggio, aspetta, vediamo. Radiologia, endoscopia, ma che cazzo? Dove devo andare? Vabbè, raga, io entro, mi faccio dire dove devo andare. Che vabbè, tanto la sala è sempre la stessa. Quindi, oh, facciamo fare, entra. È di qua, Ronaldo Junior, è di qui. Ok, ragazzi, siamo arrivati. A quanto pare Jasmine, madonna, non ci credo, è impossibile. Jasmine è ancora sul lettino, forse, non so, sta dormendo, l'hanno sedata? Non so. Però sembra, ragazzi, che papà e la mamma siano un po' tipo incazzati, siano un po', non lo so, abbiano qualcosa che non va. Infatti il dottore ha una faccia anche lui strana, non so che... Ma che sta succedendo? Mi spiegate perché papà mi ha detto di correre immediatamente qui e Jasmine, tra l'altro... è ancora in coma mentre la mamma si è svegliata. La mamma dice che... Oh mio Dio. Ok, vediamo cosa sta succedendo. Qualcuno mi spiega per favore dalla regia. Mi spiegate che sta succedendo. Cosa? Se è uno scherzo, vi giuro, se è uno scherzo ditemelo, perché non è per niente simpatico. Cioè, ragazzi, il dottore sta dicendo che hanno fatto delle analisi a Jasmine, ovviamente, perché essendo in coma le hanno fatto delle analisi generali, quindi non solo del sangue. Ed è quello che è uscito fuori. Il dottore sta dicendo... Cosa? Ma siete sicuri? Ragazzi, il dottore sta dicendo che Jasmine è incinta e la mamma si sta incazzando perché pensa che papà l'ha messa incinta senza dire niente a lei. E che papà invece pensa che io l'abbia messa incinta perché ci ha visti, quindi può essere che sia io il padre veramente. Cioè che Ronaldo Junior, ragazzi, abbia seriamente messo incinta Jasmine, noi non lo sappiamo. E il dottore si sta incazzando che sta dicendo che come fa ad avere un bambino se è in quelle condizioni, drogata eccetera eccetera, e rischia di perderlo a prescindere da chi sia il padre. Guarda mamma, ti assicuro che non è stato papà. Sei tranquilla, sono stato io. Papà sta dicendo che ora che ci prende ci fa una fascia di schiaffi di quelle potenti. Ok, sta succedendo il casino. Cioè la mamma pensa che papà l'ha messa incinta, papà pensa che io l'ho messa incinta, e il dottore dice non me ne frega un cazzo che l'ha messa incinta, ma così rischia di perdere il bambino. What the fuck. Vabbè, comunque per un bambino ci vorranno almeno 7 mesi, quindi qual è il problema? Il dottore sta dicendo che la devono ricoverare all'istante, ovviamente, per cercare di far tornare tutti i valori del suo organismo, ragazzi, normale. Fa un caldo dalla madosca qui dentro. Quindi mi sta dicendo, caro Ronaldo Junior, ora devi pagare la fottuta operazione. E papà sta dicendo che non la paga. Quanto viene l'operazione? Quanto? 10.000 dollari? Ma da dove li prendo 10.000 dollari? È la mia pochetta settimanale per quanto gioco nel Real Madrid. Papà sta dicendo di non fare modesto. Vabbè. Vabbè, ragazzi, il problema non sono i soldi. Il problema è che ancora non ci credo, ma... che Jasmine sia incinta, ma state scherzando? Noi ragazzi, tutto questo è assurdo, non ci credo che Ronaldo Junior ha messo incinta Jasmine, ragazzi, vi rendete conto? Però rischia di perdere il bambino. Allora, doppia trama, doppio finale, decidete voi, Ronaldo Junior diventa padre, sì? No, Ronaldo Junior è il bambino più fortunato del mondo, diventa padre a 13 anni Ronaldo Junior, sì? No. Quindi ragazzi, c'è un problema. Ce la diamo a gambe. Ronaldo Junior, senti a me. Ora che la mamma e il papà sono incazzati, neri, senti a me. Andiamocene. Fidati. Se è meglio affidarsi alle gambe finché la mamma e il papà non ci sgamano, perché ci aspetta una caricata di mazzate di fuoco. Quindi via. Ok ragazzi, sono uscito dall'ospedale, vi giuro, mi sento male alla notizia che forse potrebbe diventare padre. Vi rendete conto? Come fa un bambino di 13 anni
a prendere bene questa notizia, ragazzi. Poverino, Ronaldo Junior non sa nemmeno come si fa un figlio, un altro po', figurati che se deve diventare padre. Ronaldo Junior, non è che l'hai fatto apposta? L'ha fatto apposta, Ronaldo Junior, l'ha fatto apposta. Non voglio diventarlo, sinceramente, però, raga, lascio a voi i commenti. Siccome non sappiamo se lo diventerà, Ronaldo Junior, ragazzi, diventerà padre, sì oppure no? Quindi dipende soltanto da voi. Intanto ora andiamo a dirlo ai nostri amici, che lo dobbiamo dire assolutamente. Per cui, ragazzi, se questa notiziona vi è piaciuta, è obbligatorio spaccare il video di mi piace. Quindi, ragazzi, siccome YouTube sta funzionando veramente male, 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 apprezzo quei pochi mi piace che mettete e quei commenti che lasciate. Quindi io vi ringrazio già da adesso se lo fate. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e condividete il video con i vostri amici. Ovviamente, ragazzi, assolutissimamente, perché devono sapere che Ronaldo Junior diventerà padre. Tanto vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali. E mentre Ronaldo Junior guida, non so dove sta andando sinceramente, salutiamo le ultime 5 notifiche di Instagram. Quindi voglio salutare About Ale 2009, Vincenzo Principe, Juhel BL70 e Alessandro Martena 75. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi. Se anche voi volete avere la fortuna di essere salutati da me nei prossimi video, mi raccomando, il mio Instagram trovate qui, Real Anthony, venitemi a cercare in modo tale che io, ragazzi, possa salutarvi in tutti i prossimi video. Quindi passateci, ragazzi, mi raccomando, link in descrizione, ci mettete solo 2 secondi. Sapete che ci tengo, ci tenete anche voi, quindi passateci, mi raccomando. Per questo video è tutto! Frecciando, ragazzi! Qui è Ronaldo Junior che vi saluta, ragazzi! Buon negozio! Grazie a tutti per la visione e del supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!